abbiamo superato tutta una serie di problemi che abbiamo trovato al nostro insediamento e che l'anno scorso non ci ha consentito di essere tempestivi nel fornire servizio. Però io oggi sono qui più nella qualità di assaggiatore perché mi è sembrato giusto constatare la qualità del cibo che viene dato ai nostri ragazzi. Devo dire che l'ho trovato ottimo, la cucina è estremamente pulita e gli operatori molto attenti, con una notevole passione nel loro lavoro. Ed è quel valore in più che consente di dare una maggiore garanzia di tutela e qualità per il cibo dei nostri ragazzi. È un servizio però importante per molte famiglie, è un servizio importante anche per poter consentire ai nostri giovani e ragazzi di poter crescere in armonia in un ambiente che è quello scolastico, che sta diventando sempre più un luogo di aggregazione non solo per le nozioni, ma una scuola di vita dove bisogna relazionarsi e il momento del pasto è uno di quei momenti fondamentali della vita in cui si riesce a relazionare meglio. Abbiamo scelto così casualmente di venire a visitare questa scuola perché c'è un centro cottura e c'è anche una bella sala dove fare refezione. Per noi è importante monitorare la qualità dei pasti, vedere che tutto fosse in ordine sin dal primo giorno e così abbiamo potuto constatare con piacere. Tra poco i bambini si accomoderanno a tavola, usufruiranno del primo pasto, il menù che oggi prevede insomma, minestrone e salsiccia di pollo con patate a forno. Abbiamo visionato che tutto fosse in regola, che tutto quello che riguardasse i bambini affetti da celiachia fosse effettivamente suddiviso rispetto alle cotture e insomma, anche alla disposizione delle derrate alimentari. Quindi sembra filare tutto per il verso giusto, quindi non posso che essere compiaciuta di quello che effettivamente avviene oggi nelle scuole gelesi. Speriamo di fare sempre meglio e il prossimo anno magari, perché no, di riuscire a battere il record che è stato effettivamente effettuato quest'anno con la partenza d'ottobre.